Allora, dottor Paladino, siamo qua per parlare un po' di questa importante iniziativa con un protocollo d'intesa con l'amministrazione per questo sportello di ascolto. E ci illustri un po' in che cosa consiste questa iniziativa? E allora, innanzitutto voglio specificare una cosa. Io sono stato qua incaricato da parte della Regione come commissario straordinario in questa IPAB. In Sicilia ci sono diverse IPAB. E appena arrivato mi sono reso conto un pochino della realtà degli ospiti che abbiamo e in giro per il paese ho notato principalmente la mancanza di uno sportello di ascolto contro le violenze sulle donne, violenze di diverso genere parliamo, e quindi ho cercato di organizzare, trovando un alleato, diciamo, chiamiamo un alleato, un'associazione che già ha aperto tanti sportelli in tutto il territorio siciliano, che è la Cotulevi, e proponendo al Comune di fare un protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale, con questa associazione e noi dell'IPAB. Quindi all'interno dell'IPAB noi abbiamo offerto i locali e tutto ciò che può essere utile. E abbiamo fatto questo protocollo d'intesa e l'abbiamo inaugurato questo sportello il 25 di novembre. E in questo sportello ci lavorano tutti come volontari, abbiamo una responsabile che è la dottoressa Lopresti, un'altra psicologa e una segretaria che volontariamente, quindi tengo a sottolineare volontariamente, stanno tentando appunto di entrare all'interno della società partannese, nelle scuole, in giro, per cercare appunto di promuovere tutto ciò che è possibile. Quindi a me è sembrato idoneo partire in una struttura del genere, dove, come voi tutti sapete, ci sono donne vittime di violenza, bambini abbandonati, mi è sembrato proprio il luogo adatto per aprire questo sportello di antiviolenza. Ok, grazie. Adesso sentiamo l'assessore De Gennaro, assessore delle politiche sociali. Allora, il vostro contributo a questa iniziativa? Noi come amministrazione siamo stati sempre sensibili a questi temi, per questo dico il protocollo d'intesa con la Cotulevi nasce proprio per non girarsi indietro, non voltare le spalle, anzi. Quindi speriamo che questa realtà guidata da professioniste possa veramente dare un contributo concreto al territorio. Ok, grazie. Allora, siamo con la dottoressa Katia Lopresti, ci spieghi un po' questo percorso che è stato fatto proprio per attivare questo sportello di ascolto? Sì, il 25 novembre è stato attivato appunto lo sportello d'ascolto Cotulevi, che si occupa di tutte le forme di violenza, quindi noi ci occuperemo non soltanto della violenza di genere, ma anche di bullismo, di mobbing, quindi sarà una tematica ad ampio spettro. Sicuramente lo scopo di questo sportello è quello di creare rete, quindi all'interno di questo sportello non ci saranno soltanto psicologi, ma faremo rete anche con degli avvocati che cureranno la parte legale dello sportello. Le consulenze saranno assolutamente gratuite e soprattutto mi preme sottolineare il fatto che ci sarà riservatezza, quindi gli utenti, le persone che ci contatteranno potranno sicuramente godere della riservatezza dei colloqui. Ecco la psicoterapeuta. No, spiegaci un po' anche tu il tuo ruolo e il tuo contributo. Certo, allora io sono una psicoterapeuta, mi sono occupata per anni di violenza donne e mi occupo da anni, da più di 15 anni, di tossicodipendenza. Mi sono occupata di disagio sociale. La forza di questo sportello è sicuramente, se da un certo punto di vista, per quanto riguarda la nostra formazione, siamo, diciamo, similari, io e la dottoressa Lopresti, perché siamo psicologhe
la vita ci ha portato a esperienze un po' differenti. Ecco, come diceva la dottoressa responsabile del servizio, lei si occupa da anni di insegnamento, quindi l'ha portata a essere un po' più sensibile riguardo ai temi del bullismo. Io invece mi sono orientata più sulla clinica, appunto sulla violenza di genere, e anche le mie esperienze di vita mi hanno portato, attraverso le mie esperienze anche lavorative, a nutrire più una sensibilità, a costruire più una sensibilità rispetto alla violenza di genere. La violenza è una piaga che attanaglia la nostra società, come diceva l'assessore poc'anzi, un'amministrazione, un territorio, una comunità non può prescindere dall'occuparsi di violenza. Violenza che in questo caso è, come diceva sempre la responsabile, è trasversale ad ogni genere, ad ogni diciamo, ceto sociale, ad ogni realtà economica e anche culturale. Noi vogliamo occuparci di tutti, non lasceremo nulla al caso, e la forza di questo sportello sarà la preparazione, la competenza e la puntualità delle figure professionali. Io psicoterapeuta, la dottoressa Lopresti psicologa, avremo anche un supporto legale per tutte le vittime di violenza che sarà affidata a un'associazione col quale abbiamo costituito il protocollo d'intesa, e grazie anche alla nostra collaboratrice Alessia Riposto che collaborerà con noi. Il nostro numero è attivo 24 ore su 24. Se una vittima di violenza, di abuso psicologico, violenza di genere, bullismo, mobbing, pensa di essere solo, no, non è solo. 351 39 40 919, dimmi se sbaglio, so che è un po' faraginoso impararlo a memoria, ma segnatelo, 351 39 40 919, 24 ore su 24, ci troviamo in Via Libertà a Partanna, la dottoressa Lopresti, dottoressa Saladino, al vostro servizio. Non siete soli, vittime di violenza, di qualsiasi tipo di violenza. Grazie. Grazie.